Io sono stata moglie di un politico, però facevo la politica io praticamente pure, però i figli ne ho portati quattro. Donna Assunta, vedova di Giorgio Almirante, storico leader del Movimento Sociale, nonostante i suoi 91 anni è ancora una donna molto influente nella destra romana. Ah, mia figlia mi ha detto non parlare di Giorgia Meloni. E che devo dire della povera Giorgia Meloni? No, è una brava ragazza, eh? Non è che si può dire che sia una ragazza che è stata sempre poi di destra, non è un'avventuriera, diciamo, eh? Quindi se si presenta, perché non votarla? Questa povera Roma è così maltrattata, è ridotta, guarda, in una condizione pietosa, sporca, tutta rotta. A chi ha criticato Giorgia Meloni per essersi candidata incinta a sindaco di Roma non le manda a dire. Berlusconi intanto anche in queste faccende che cosa gliene impiccia? Che si impiccia pure lui? A me ha seccato, sta fatta che faccio, fa, che cosa fa? Pure dirigi pure chi si deve candidare o meno. Fai la mamma, e come ti permette? Se quella non la vuole fare, che vuole fare l'una e l'altra, che c'entri tu? Che se attento la conosci? Io queste arroganze non sono piacevole, mi era venuto il sedere di prendere il telefono e di dirglielo. Ha visto che a Roma il centrodestra si presenta molto diviso e frammentato, cosa ne pensa? È brutto, non vince nessuno, non vince nessuno, quindi debbono scegliere fra di loro, mettersi d'accordo e votare all'unisono per una persona. Si può fare politica e si può anche allevare un figlio. Mi alzavo alle 4 del mattino, mi vestivo da campagnola e andavo in campagna. Andavo a lavorare così? No, andavo con pantaloni. Sono una delle prime che ha portato i pantaloni. E gli scarponi pure, perché poi facevo 7 km a piedi. Questo per il lavoro da come sì. Diciamo, proprietaria delle terre? Delle terre, sì. E penso che sono contadina. Contadina abituata a palazzo.